Certamente il povero non sarà dimenticato per sempre, né la speranza dei miseri resterà delusa in eterno. Da quanto tempo sta implorando una benedizione, una risposta, e ha l'impressione che il Signore non si preoccupi della tua richiesta? Il salmista oggi presenta una promessa incoraggiante. Tu non sarai dimenticato per sempre e non sarai perennemente frustrato o deluso. Ma c'è una condizione perché la promessa divina si compia. È necessario essere un bisognoso misero. Qui non si parla di due tipi di persone. Il salmo da cui è tratto il versetto iniziale è una poesia ebraica e la bellezza della poesia ebraica non sta nella rima, ma nel parallelismo. Parallelismo è la ripetizione dello stesso pensiero in due frasi apparentemente diverse. Così che il bisognoso è il povero della prima frase e il misero l'oppresso della seconda. Oggi forse ti senti oppresso se stai affrontando un problema, ma non sentirti necessariamente bisognoso. La parola ebraica bisognoso viene utilizzato almeno in tre aspetti diversi. Può riferirsi a uno stato di povertà materiale, oppure a una persona che non ha una posizione sociale o un atteggiamento di umiltà di fronte a Dio. Quando l'uomo pensa che Dio stia tardando nel rispondere, di solito è perché non ha raggiunto lo stato di bisognoso spirituale che lo porta ad accettare l'intervento di Dio nella sua vita. Quella notte sul Mar di Galilea i discepoli hanno lottato con le onde e il vento contrario. Erano pescatori abituati a tempeste e temporali. Perché chiedono aiuto? Perché ritenevano di poter risolvere il problema da soli. Ma quando verso le 4, le 5 di mattina, quando non avevano più forza, quando l'orgoglio e la sufficienza umana erano scomparsi e si sentono bisognosi, Gesù apparve camminando sulle acque per salvarli. La sensazione di necessità non è una questione di parole o di lacrime, è un atteggiamento del cuore. È quello che io e te abbiamo bisogno di imparare tutti i giorni, poiché la promessa del Signore è: certamente il povero non sarà dimenticato per sempre, né la speranza dei miseri resterà delusa in eterno. Buona giornata con il nostro Signore. Thank you.